Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sta buono che sta arrivando la scimmia che ti piace. Oh, guarda, ascolta, tu ringrazio Dio che stiamo facendo. Ringrazio Dio di che, ringrazio Dio di che. Ma va bene, grassoni di merda, grassoni di merda. Magari mi capite, donna. No, c'è una palla da biardo ancora. No, dai, basta, raga, dai. Vai a ridere, minuto entrambi. Grazie Marta Fed per il video. Nessuno deve fare più sub a questo canale. Donate solo un bit. Vediamo poi fra un mese, no, che mi dici. Non posso donare un bit perché il limite è 10. No, non posso. E allora donate i 10. Ah, 10? Non sei umile. Perché hai messo 10? Metti no, uno. Perché io sono non rimbaud, sei umile allora. No, io sono sì. Che vuol dire? Io sono fracazzo da Velletri. Io ho la sub, cioè, modificato. Sì, sub modificato. Grazie Davide, grazie Crew Radio. Cosa fa? Cosa? Che caldo almeno. Borotalco. ADV. Niente. Ma senti un attimo, io ho visto delle robe sul web. Io, cioè, sognavo di averti qua anche per farti raccontare una barzelletta. No. Dai. Cioè, girano tante di quelle clip. Sì, lo so, infatti basta. Sì. Allora, o una barzelletta, o se preferisci, un aneddoto che tipo è il tuo cavallo di battaglia. Proprio veramente divertente, proprio raccontato bene. Cioè, che l'hai raccontato talmente tante volte che hai anche imparato i tempi guarda, comici. Posso dirti un aneddoto nuovo? Dove cazzo mi pare? Tu pensa a parlare. No, David, dai, no, David. No, ma io posso ridere la mia vita. No, te ne vai a fanculo. Tu te ne vai a fanculo. Ma sta, ma sta buono. No, tu te ne vai a fanculo. David, per favore, no. Testa di cazzo. Sta buono, mettere il cappello. Tu manaccio di merda. Vai a raccogliere i conti. Oh, sta buono che stai. Bene, cedi la mail. Vediamo se si riesce a fare sta roba. Avanti. Password. Giusta? No. Ah, questa è giusta. Lo sfondo di Jody. C'ho una vecchia. Aspetta un secondo, fatemi prima mandare il link a Giorgio Simone, poi tanto deve entrare 30, però fatemelo mandare adesso, fidatevi di me perché Simo, come stai? Se no veramente è finita. Allora, registrazione, ok, andiamoglielo subito, va? Perché sennò poi facciamo, e sono già in ritardo di 2 minuti, grazie, porca Simo. Vacca, porca vacca, subito, subito, ciao. Subito il link. Minchia, quello sta per addormire, quello si addormenta. Se non gli arriva il link esatto, si addormenta. Ma dai, falla, stai zitto, no? E niente, un'oretta e mezza dopo, io speravo, perché dicevo, questo comunque è un pubblico ufficiale, non potrà postare niente, spero che se la tenga per lui. E invece... Sul profilo della polizia municipale... No, un'oretta e mezza dopo c'è la foto proprio che si vede lo sbirro così, e io così... Beh, comunque una hit, se sai farlo, devi fare fino in fondo. E io così, proprio preso male, e questo sbirro scrive... cos'è che ha scritto? Incontri casuali, anche le star bevono. Smettila. Il caffè con la mia. No, voglio che usciate tutti fuori dal cazzo, Cristo Signore. Ok, fanculo allora. Ciao. Sto scherzando, ciao. Ragazzi, sto scherzando. No, chi vuole uscire esca, io devo fare il Reddit. Questo è quello che devo fare. Quindi chi vuole rimanere per il Reddit, volentieri. Però, nel senso... Cos'è Reddit? Io oggi voglio rimanere proprio per il Reddit. Che cos'è Reddit? Ma sì, cioè, è sempre una situazione di disagio, perché io, cioè, non voglio cacciare la gente, solo che non voglio neanche farla restare a fare una roba che non... Cioè, nel senso, il risultato del Reddit lo faccio con Rubino e Vets. Però non vorrei cacciare... Cioè, non voglio... Non so come dirlo. Cioè, non voglio che sembri che vi caccio... Però c'è nel senso Reddit. Ma no, non ti preoccupare, non è un problema. Cioè, non è che. Voglio darti i tuoi spazi, quindi adesso. Io vado. Va bene, allora andiamo. No, sì, cioè, non giuro, non è. Cioè. Non...
Io che farei una relax, può essere. Chi lo sa? Fatti i cazzi tuoi. Giusto. Così. Questo è il modo migliore per chiudere questa esperienza. Ma hai qualcosa... Voglio solo dalla faccia, se hai dalla faccia che mi farai guardando, hai qualcosa di veramente grosso nei prossimi mesi? Sì. Ce l'ho da sempre, da quando sono nato in mezzo alle mutande. Ma c'è qualcosa che... Io purtroppo non posso dire lo stesso, però... Ho qualcosa di veramente grosso. Boh, tanto non ti rispondo. Cioè, non posso rispondere. No, ma se non fa la faccia. Fa la faccia. Tipo... No. Vabbè, comunque, ringraziamo Jacopo Lazza per essere stato qua con noi. Mi raccomando, ragazzi, è inutile che vi dico di ascoltarvi la sua musica. Cosa ve lo dico a fare? Quindi, tanto direi che dalla chat prima che tu entrassi, insomma, erano già impazziti. Quindi, figurati, il numero 3. Che non capivo, ok. Ecco, il sabato sera tu esci di solito? Proprio il sabato no, perché i miei amici lavorano e quindi non so con chi uscire praticamente. Quindi... Ah. Se esco con loro è in settimana di solito. Mercoledì tipo, serata universitaria? Sì, cioè, normalmente dipende da quando hanno la giornata in data libera. Sabana, sono già in 135 in 20 minuti neanche, veramente. Grazie mille, grazie Xflowy. Grazie, molto gentile, ragazzi. Molto molto gentile. Il Poci ghostato. No, il Poci non è stato. No, il Poci è stato bellamente ghostato, devo dire la verità. Però non è stata mia intenzione. Cioè, è perché mi si è buggato il telefono sulla chat di Marco Poci. Vi giuro, è l'unica chat che non riuscivo ad aprire sul telefono, quella di Marco Poci. Se parti già così. Se parti così. Ma però se un emergente esce già con un disco che è un mappazzone di generi. Cioè, non, ti crei una roba molto... No. Ci vuole sempre un elemento di riconoscimento. Sì, esatto, però ci deve essere. Fai. Magari tipo, tutte le basi hanno una chitarra. Cioè, però ti prendo ad esempio Bad Bunny, che con me non c'entra niente. Facci caso, il tipo non fa solo reggaeton, non fa solo trap, fa un sacco di cose. Però la voce è... Cioè, perché io quando mi emoziono rido, senza motivo, e sono scoppiato a ridere in faccia. E lei? Mi stavo guardando. Ah, quindi la scena era tipo... È lei così che fissava? Sì, sì. Ho capito. Ma e poi come... Cioè, cosa le hai detto? Tipo, scusa? Niente, ho smesso di... Un indirizzo che non mi faccio problemi, anzi, siccome che te sei una cassa di risonanza... E niente, Giuseppe Simone, Simone il cognome, via Tripoli 49 73040 nel piano Lecce. Non so cosa ci sia di strano. Questa è la privacy. No, ma quale privacy? Ascolta, questa è una malattia mentale. Ma posso, ragazzi, mia la porta io, Giuseppe, per ma favore. Ancora? Giuseppe, per favore, puoi riprendere un attimo il controllo della tua mente? Giuseppe, stava a ridere per i cavoli miei, io che c'entri te? Giuseppe, per favore, dicendo, non stava ridendo, lui legge la chat, Rubino legge... No! Ma io che c'entro? Stavo a ridere per i cazzi miei, io! Anche tu, ma cosa ridi? Giorgio scrive... cos'è che ha scritto? Incontri casuali, anche le star bevono il caffè con la polizia, con le manine così... E qui tu hai avuto tutti i tuoi amici, magari di zona, che tu sei amico degli sbirri. Per fortuna non è uscita la foto. Vi dico solo che, allora, io sono talmente anti questa roba che a me è arrivata nelle richieste nascoste. È arrivato anche il tag al ragazzo che ha interrogato del mio staff. Me l'ha fatta vedere lui. Mi è proprio entrato puntuale, una persona molto precisa, devo essere sincero, una persona molto molto precisa, molto molto... Cosa? Oh, ma adesso è... dentro, dentro il microfono. Ma la stanza, assurdo. Ma cosa c'entra? È l'ex che ho comprato prima. Ah, porca. Niente. È il momento! E tutti, se la ballano! Oh! 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 Salva! Oh! 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 Oh!
Io ti conosco. Cuori viola, per eccolo! Io ti conosco. Porca vacca, aspetta. Io so chi è. Cazzo.